Oggi la Ceccato Automobili offre la possibilità ad un giovane chef di aggiudicarsi il prestigioso titolo di Master Ceccato. Il nostro concorrente è Mattia D'Agostini. Sono Mattia, vengo da Padova, 24 anni / 25 portati malissimo e tutto ciò che è velocità, adrenalina, mi piace. Per ottenere la vittoria, Mattia dovrà affrontare la difficile prova della Mystery Car. Sì, ma cosa vinco? L'Alfa Romeo Stelvio quadrifoglio. La tanta roba, tanta roba. Per riuscirci, avrà a sua disposizione solo 5 chance. Me ne bastano 2. Riuscirà Mattia a cucinare un piatto che rappresenti al meglio l'auto misteriosa? Sono pronto alla sfida. L'auto misteriosa di oggi è la Fiat 124 Abarth. Semplicissima questa, la macchina che uso tutti i giorni. La conosco come le mie tasche. La sfida per diventare Master Ceccato è iniziata. Facile qua. 124, una bella macchina piccante. Faccio un bel risotto, che in tostatura gli metto anche già un po' di peperoncino. Bello mantecato, bello cremoso, con un po' di abanero essiccato. Che poi anche la 124 è nera, quindi abanero. Capito il gioco? Mattia. Il piatto si chiama 170, intanto perché il piatto in bocca arriva a 170 gradi e ti ustioni. 2. La macchina fa 170 cavalli. 3. Perché arriva molto velocemente a 170 km all'ora. Oggi Mattia ti sei molto impegnato per questa prima manche e non hai superato la prova. Era bellissimo come piatto, era perfetto. Piccante, con l'abanero, con l'abat nera. Il piatto di Mattia era ben fatto, ma non abbastanza equilibrato. La 124 Abarth non è soltanto potenza, ma qualcosa di più. Dettagli ricercati, sportivi ma eleganti, con finiture in alcantara, casse Bose integrate nei poggiatesta, ma soprattutto 170 cavalli di potenza che incontrano solo 1060 kg di peso. Un'auto molto leggera. E il piatto di Mattia? Beh, forse sono andato un pochino troppo pesante col burro, però il burro è amore, nel senso. Vabbè dai, ci può stare questa volta. Alla prossima vinco, mi rifarò sicuramente. Ragazzi, se avete un'idea migliore, non credo, commentate qui sotto con la vostra ricetta.